La neve ci porta tanta acqua, è un'acqua che entra nel profondo, che penetra l'interior. E lei ha la speranza di una vita nuova e generosa. Perché quando nevica la raccolta è sicuramente buona, sicuramente buona. Bene, allora andiamo verso l'essenziale. E lasciamo, no? Non, vi propongo di non fuggire di questo inverno. Andiamo a approfittare l'inverno. L'inverno ha tante cose da dirci, no? È un'opportunità. Pensavo, no? Che questo essenziale. Dove ci porta l'inverno, io li collegava con gli elementi fondamentali dell'ecumenismo, che hanno un rapporto forte con gli elementi essenziali della vita consacrata. Questi elementi fondamentali si trovano soprattutto, io li ho preso, De Unitatis Redintegratio, il documento, il decreto del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, il primo documento magisteriale della Chiesa Cattolica che versa verso l'ecumenismo. Importantissimo, no? E soprattutto nel capitolo secondo, un capitolo che si titola La pratica dell'ecumenismo, la pratica dell'ecumenismo, prima c'è una fondamentazione teologica. L'ecumenismo nella Chiesa Cattolica, la seconda capitolo è la pratica e la terza parte sono la spiegazione delle diverse realtà del cristianesimo, no? In questa seconda parte si descrivono questi elementi essenziali, come vivere l'ecumenismo e questi elementi essenziali io ho visto che sono elementi che possiamo vivere nell'inverno, no? Non sono elementi che sono legati al successo, a che siamo molte, a quando dobbiamo tante cose da fare, sino che ci portano a un'attitudine di vita propria della passività dell'inverno. Sono questi elementi, no? Che dopo vedremo uno per uno. L'azione dello spirito, l'impulso vocazionale, il ritorno al cuore, l'importanza dello studio e la riflessione e la spiritualità dell'accoglienza. Ripeto quest'idea, no? Questi elementi che sono gli elementi che definono, che descrivono l'attitudine, una posizione ecumenica ante la vita, sono elementi che possiamo vivere nella nostra vita consacrata in questo tempo d'inverno. Andiamo a vedere uno per uno, uno per uno. Nel 1 de Unitatis Redintegratio troviamo questa espressione che si ripete diverse volte nel documento, nel decreto. L'ecumenismo è sorto per grazia dello Spirito Santo, un movimento che si allarga di giorno in giorno per il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani. Allora, l'ecumenismo e la vita consacrata sono realtà carismatiche. Nate nella Chiesa sotto il soffio dello Spirito Santo. Lo Spirito sopla con tanta forza nell'inverno. Qui è tremendo dove io abito, tremendo, perché io non abito a Madrid, abito a Avila, nella montagna. Sopla con forza e si apre cammino. Si apre cammino. Allora, questo ci ricorda tutte che è un dono del Signore. La vita consacrata e anche l'ecumenismo non sono opere nostre, non è stata la nostra genialità che ha creato queste esperienze di vita cristiana, sino che sono nate grazie alla grazia, l'opera di Dio. Vengono dal cielo, come la neve. Le riceviamo con gioia e per questo chiedono di noi l'ascolto, l'accoglienza, no?
una passività attiva. E questo anche ci dà molta speranza. Perché? Perché lo spirito si apre cammino. Io vorrei condividere con voi un'esperienza nostra personale, no? Questa vocazione nostra all'ecumenismo è nata con molta forza dall'inizio della comunità per il nostro carisma agostiniano, ma anche come un sigillo proprio nostro, no? Però era un po', vengo a dire, un po' come assurda, perché non avevamo noi nessun contatto con nessuna altra comunità ecclesiale cristiana, no? Però c'era qualcosa che non ci lasciava nell'interno. Allora, tutte le settimane di preghiera per l'unità dei cristiani erano così curate tra noi e facevamo tante cose sole noi, no? Perché non c'era un dialogo. Però era una cosa dello spirito e piano piano lo spirito si è aperto un cammino e ci ha fatto per diverse strade, un po' alcune simpatichissime, per esempio, che c'è un monastero ortodosso a 10 chilometri di noi, che abbiamo scoperto, no, 4 anni fa, o le nostre sorelle di Genzano, che hanno la chiesa ortodossa veramente accanto al suo monastero. Il Signore ci ha messo, e lo Spirito è stato così con tanta forza che ha aperto il cammino, che ce lo ha messo nella porta della casa nostra, propriamente. Allora, Lui apre, spinge, rompe, è la sua opera, non ci lascerà soli. E se la sua opera, la opera sua porta il suo sigillo, che è quello dell'unità nella diversità. Questa è l'esperienza anche della vita consacrata, con tutta questa diversità di famiglie, l'esperienza dell'ecumenismo con tutta la diversità di confessioni cristiane, che oggi anche possiamo dire che lo Spirito ha guidato lo sviluppo della storia, veramente, e anche le nostre ferite all'unità, e ha fatto di questo un'opera bella, no? Di nostri fallimenti, di quel nostro peccato, della divisione. Lo Spirito ha fatto un'opera bella, che è la diversità, la ricchezza di un cristianesimo così ricco, così diverso. Con Lui questa diversità non è confusione, è una diversità unita. Lui ci, e lo Spirito è amico dell'armonia. Voglio leggere con voi alcune delle espressioni dei grandi protagonisti del movimento ecumenico, che anche hanno vissuto l'esperienza della vita consacrata e che parlano di questi elementi. Dio è spirito e la sua presenza rimane invisibile. Vive sempre in noi, nei momenti di buio e in quelli di piena chiarezza. Vivendo nel centro dell'anima di ognuno, non usa necessariamente un linguaggio che possa essere tradotto in parole umane. Ci parla soprattutto attraverso intuizioni silenziose. E stare alla sua presenza è un silenzio pacifico, è già pregare. Quel silenzio sembra niente, tuttavia in esso lo Spirito Santo può permetterci di accogliere la gioia di Dio. È l'inverno come tempo dello Spirito. Secondo l'impulso vocazionale, la cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli, sia i pastori, sia tutti i cristiani. Questo ci fa parlare nella questione ecumenica della vocazione ecumenica. Cosa vuol dire questo impulso vocazionale? Dobbiamo, non dobbiamo riscoprire che il cristianesimo non è impersonale, mai, mai. Tutto è vocazionale nel cristianesimo. Allora, Dio chiama persona a persona e la sua libertà provoca la nostra. Non si tratta di un'idea, di un concetto, si tratta di una vita vissuta con Lui, che ci dà una responsabilità. Non siamo numeri. Dio ci chiama per nome, ci conosce e conta con la nostra presenza. L'ecumenismo non è una causa. L'ecumenismo
è una chiamata per te. Allora, la vita consacrata non è una idea, non è una causa comune, è la tua chiamata personale. E dipende da te la risposta, la bellezza, la vitalità della vita consacrata. È importantissimo questa riscoperta dell'impulso vocazionale. Il Signore ci chiama per nome, il nome della Vergine era Maria. E lui aspetta una risposta. Dire sì significa la risposta dell'amore, una risposta libera, in completa fiducia e anche il coraggio di mettersi in cammino. Tutta questa esperienza così importante, forte, no? Si vive nell'interno di ognuno di noi, si vive nell'inverno. Non è una cosa di fuochi di artificio. Ritorno al cuore. È una delle la conversione interiore, la conversione del cuore, uno degli elementi essenziali dell'ecumenismo spirituale, dell'ecumenismo in generale, perché non si può fare ecumenismo teologico senza una conversione del cuore. Il cuore è lo spazio della verità nella carità. Mi sembrava era come la terra, no? Che sta sotto la neve. E è molto importante queste due parole, verità e carità, perché non entriamo nel cuore se non c'è la carità, perché ci dà tanta, tanta paura la verità, no? Però quando entriamo nel cuore e ci troviamo a noi stessi, troviamo, questo lo sappiamo noi, che dentro non siamo soli, dentro siamo davanti a Dio e si rompe lo specchio. Sta Cristo nel profondo, è più profondo di tutti i nostri pensieri, giudizi, pregiudizi, rancori, ferite, e peccati, è l'amore di Dio, la presenza intima di Cristo. Questo ci libera di noi stessi, delle nostre cadene, delle parole che ci confondono e fa possibile la purificazione del cuore in Cristo. Con questo cuore puro, libero, sorge, no? La comunione con gli altri. Di questa comunione intima, vissuta come misericordia, nasce la comunione con gli altri, perché gli altri anche sono questo cuore. Io ho questa esperienza di verità e di amore. E è possibile la comunione. Sor Minke de Vries, che è stata la priora tanti anni della comunità di Grand Champ, che non so se voi conoscete questa esperienza bellissima nella Svizzera, una comunità della riforma che ha ripreso la vita monastica, quello che si nell'inizio della riforma si aveva perso, lo spirito lo ha suscitato, no? Perché lo spirito lavora. Lavora sempre, anche rompe i nostri ostacoli. Sor Minke scrive così: quanto più siamo radicati in Cristo, tanto più possiamo sperimentare l'accoglienza reciproca senza condizioni, aprendoci a Cristo, nostro unico amore. L'importanza del studio e della riflessione. Bisogna conoscere l'animo dei fratelli separati. A questo scopo è necessario lo studio. Lo studio ci mette in un'attitudine di ricerca, di apertura, di cammino. Però lo studio non è una cosa libresca, non è una cosa, quello che io parlo, no? Non so se si capisce questa espressione libresca, no? Che non si trova nei libri, da leggere tanti libri, no? Sino è una forma da vivere con intensità e attenzione, non nell'ascolto, conservando le parole, i volti, le situazioni. È la custodia della vita, è un modo da vivere, un modo da vivere. Che si collega con gli elementi proprio della vita contemplativa o dell'aspetto contemplativo che sempre sta legato a tutta vita, la vita consacrata, no? In ogni forma che esiste. Perché lo studio, la riflessione, la custodia
dalla vita dentro di ognuno di noi, comportano silenzio, tempo, pazienza, tempo di ruminare, no? Portare al cuore una e un'altra volta la permanenza, la fedeltà, l'attenzione, l'ascolto. Allora, si tratta di un conoscimento maturo, consolidato, purificato, firme e con peso, che rompe con le generalizzazioni, con i rotoli, no? Con le idee generali, e che è la sapienza. È la sapienza, la sapienza. San Paolo VI, un grandissimo che ha questa, fatto della sua vita, no? un impegno ecumenico, scrive così: il cammino ecumenico è lungo e difficile. Dobbiamo accettare questa lentezza nei tempi e questa onestà nel metodo per non cadere nella facile confusione di idee approssimative e nell'ingannevole illusione di risultati immediati. L'ora dell'unità verrà come il coronamento degli sforzi incessanti compiuti da entrambe le parti, ma sarà Dio a segnalarlo. Per ultimo, l'ultimo di questi elementi dell'ecumenismo spirituale, della pratica dell'ecumenismo, è la spiritualità dell'accoglienza. L'ecumenismo ci prepara per aprirci e manifestare le insondabili ricchezze di Cristo, dice Unitatis Redintegratio nel numero 11. Questa vita, no, nascosta sotto la neve, è molto feconda. È come il seme, no, si apre verso l'altro. E la fecondità è legata alla preferenza dell'altro, al movimento verso l'altro, che non ha niente di contrario con questi elementi contemplativi. No, no, no. È veramente il punto d'arrivo di questa esperienza, no? D'inverno, di nascondimento. Perché Dio ha impresso questo movimento nella creazione? Mi impressiona tantissimo quando noi viviamo in mezzo della montagna della creazione, che tutto sta in un movimento di apertura, no? Vedete questo castagno, è delle nostre montagne, è un castagno centenario, si dice, no? E loro si aprono, si svuotano completamente, questo è il segno della saggezza. Tutto sta in un movimento d'apertura, i semi, i fiori, e le foglie, le radici. L'apertura è che ci fa perdere a noi stessi per generare vita. E l'apertura che anche il movimento di riconoscimento di quello che abbiamo trovato in noi stessi in questo tempo, no? di letargo dell'inverno, che abbiamo trovato nella ricchezza di questa vita nascosta, che possiamo riconoscerlo all'esterno di noi, come Gesù, che è Gesù, no? Quello che abbiamo trovato all'interno, che lo troviamo fuori, perché Gesù si è identificato con l'altro. Quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Allora, il fine, no, la meta di questo inverno è un movimento di fecondità grandissimo, no? Enorme, imparabile, diceva Meliton de Calcedonia. Dio non è l'ordine stabilito, non è un circolo chiuso. Lui è l'avventura. E questa esperienza forte di ritorno alle radici ci dà una forza da vivere, no? Un movimento, una corrente da vita che ci sveglia. Allora, questi aspetti della spiritualità ecumenica e della vita consacrata, perché abbiamo visto, no? Eravamo noi, no? E siamo consacrate, siamo ecumeniste,
Sì, certo, veramente, no? La maturità, come diceva Sor Maria Fernanda all'inizio, di una vita consacrata è una vita aperta alla comunione, una vita sensibile all'ecumenismo. Questi aspetti che possiamo vivere nel tempo della crisi, della precarietà, del nascondimento, no? Quando non, ripetono, quando non siamo tante. Quando non abbiamo tante cose da fare, quando non c'è il successo, no? Quando stiamo lì, no? Nella vita quotidiana, quando nessuno parla di noi, no? No. Questi alimenti coltivano la nostra terra e la terra si fa capace di ricevere il seme del regno, che darà frutto a suo tempo. Questi semi nascosti del regno è come il chicco di grano che muore e così produce molto frutto, molto frutto. E allora, questo inverno ecumenico, questo inverno nella vita consacrata, che dobbiamo vivere? Questa è la sfida a vivere questo inverno. No, perché è un tempo di grazia. Ci porta a questa bellissima parola del Cantico dei Cantici. Ecco, l'inverno è passato, questo lo ascolteremo, qualche il Signore ci dirà a ciascuna di noi, l'inverno è passato, forse quando passiamo all'altra vita, anche quando in questa vita non vediamo i segni del regno, la pioggia è cessata, se n'è andata, i fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto e nel nostro paese si ode la voce della tortora. Il fico mette fuori i suoi fichi acerbi e le viti in fiore diffondono una suave fragranza. Alzati, amica mia bella, e vieni. E questo se lo dice il Signore a noi, alla vita consacrata e anche, no, alla spiritualità ecumenica, alla comunione che sono le grandi amiche di Dio. E ci dice così, alzati, amica mia bella, e vieni. E dell'inverno sorgerà questa vita della comunione, questa fecondità dell'amore sponsale. Finisco con un'altra idea, che il resto la lascio così, come aperta, no? L'ultima immagine, perché mi sembra che anche mette in rapporto questi tre elementi, no? Dell'inverno, dell'ecumenismo e della vita consacrata. La idea del monastero invisibile, forse tutte voi conoscete questa idea geniale, del Abba Paul Couturier, no? Di prete di Lyon, un grandissimo ecumenista, e soprattutto ha fatto della sua vita un impegno per promuovere l'ecumenismo spirituale, la preghiera per l'unità. Lui ha questa idea: se ogni giovedì sera, commemorazione del grande giovedì, una moltitudine sempre più grande di cristiani e di tutte le confessioni formassero come una immensa rete che racchiude la terra, come un vasto monastero invisibile, dove tutti saranno assorbiti nella preghiera del Cristo per l'unità, non sarà l'alba dell'unità cristiana che si leva sul mondo. Il monastero invisibile mette in rapporto questo senso dell'inverno, come la vita nascosta, no? Lo invisibile della nostra vita, dell'opera di Dio, del modo nel che Dio agire e lavora. La vocazione ecumenica, la preghiera per l'unità, la vita monastica come un modello della vita cristiana per raccogliere, no, tutti questi elementi, è una cosa che anche Sor Maria Fernanda mi spiegava che sta anche nel trasfondo di tutti, della ricerca anche di d'oggi, no? Dell'esposizione di oggi, che era la sete di spiritualità e di comunione del nostro mondo, perché veramente c'è questa sete grande, no? C'è l'inverno, però in questo inverno tanti vengono a chiederci dammi da bere. Allora, il monastero invisibile è una possibilità bellissima da riflettere su come mettere insieme tutti questi elementi. Perché? Perché alla fine questo monastero invisibile ha bisogno, per il carattere del cristianesimo sacramentale, di un monastero visibile. Allora, una comunità, una fraternità, no? Un luogo visibile
dove bere, concretizzare e fare carne, no? Questa chiamata di preghiera, di spiritualità e di comunione che sta nel cuore del mondo, no? Per la grande ferita della divisione e anche dello svuotamento che viviamo, no? Nel senso della vita. Allora, le nostre case, le nostre vite prima personali, che sono la prima casa, e le nostre case come comunità, possono essere questo, la carne di questo monastero invisibile dove la preghiera per l'unità, la ricerca di spiritualità, l'autenticità della nostra vita monastica, no? Con i suoi elementi, no? Si mettono in dialogo e così anche essere un luogo di grazia per tutti gli uomini d'oggi che stanno cercando. Grazie a tutte, ho finito. Grazie, Suor Carolina. Grazie davvero della proposta che ci hai regalato così con tanta slancio interiore. Nella tua proposta si sentiva, ci si sentiva attraversare in tutte le nostre dimensioni di vita da questo anelito all'unità, alla comunione. Quindi l'ecumenismo non è un qualche cosa che ci arriva come dall'alto e ci viene buttato addosso. No, è una realtà che attraversa tutte le dimensioni della vita monastica e della vita apostolica. Quindi è dentro di noi. Lo dobbiamo soltanto far risaltare, tirarlo fuori, la passione per l'unità. L'anelito alla comunione, la preghiera perché tutta la famiglia dei figli di Dio si riunisca in un'unica realtà che è la Chiesa. Questo è molto forte, questa provocazione. Ti ringrazio e prima di dare la parola per il dialogo, vorrei invitare Don Giuliano a intervenire anche lui. Don Giuliano è il direttore dell'ufficio della CEI per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. È molto desideroso di trovare la possibilità di avvicinare questo mondo, dei monasteri e della vita, apostolica. Oggi è un'occasione anche per noi perché ci porta il saluto appunto della Chiesa italiana, della CEI. A te la parola, Don Giuliano, e puoi entrare tranquillamente, noi ti ascoltiamo con grande gioia. Grazie di cuore a tutti, sono particolarmente commosso nel vedere 186 comunità collegate, cioè è un grande, veramente un grande dono e soprattutto questa commozione è accompagnata dalla riflessione della professoressa di Suor Carolina, che la ringrazio infinitamente perché sei bravissima, sei veramente bravissima, sei capace nella comunicazione di toccare il cuore e di penetrare in profondità. Userei la parola di Ignazio Li Loyola, del sentire, del gustare, cioè questo no? Oppure sono molto contento di questo momento. Ringrazio Suor Fernanda per questa opportunità. Perché il mio desiderio è proprio quello di entrare in contatto con voi attraverso Suor Fernanda. Pensate che Suor Fernanda è stata nominata da parte dell'USMI la referente nazionale con un compito specifico. Lo è già per la sua costituzione, questo e per le sue capacità di studio e di approfondimento, quello di essere animatrice. Per l'USMI all'interno delle varie realtà religiose, sia quelle contemplative sia quelle attive. Cioè il desiderio è quello di far sì che nel mondo religioso l'ecumenismo e il dialogo interreligioso diventi sempre più una dinamica fondamentale e la capacità
intellettuale di Suor Carolina, oggi ha permesso di coniugare come questa dinamica entra dentro anche nell'esperienza di consacrazione. Cioè, io sono rimasto veramente colpito di questa cosa e quindi la ringrazio infinitamente per questo. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi, mi limito semplicemente a parlare dell'Italia, so che sono collegate anche comunità a livello europeo, comunità che vivono intorno al bacino del Mediterraneo, ma questa è una cosa molto importante perché comunque l'Italia vive l'esperienza del Mediterraneo sente e gusta la possibilità di incontrarsi con altre religioni, con altre confessioni, con altri linguaggi, con altre etnie, e questa è una ricchezza straordinaria. E in modo particolare l'Italia, concentrandomi sull'Italia, sente e gusta sempre di più la dimensione pluriconfessionale e plurireligiosa. Possiamo dire così, proprio tenendo conto anche di quello che ha detto Suor Carolina, che se dal Concilio Vaticano II ad oggi, proprio per la svolta del Concilio, ci siamo impegnati sempre più ad un dialogo con i nostri partner ecumenici e interreligiosi, dobbiamo però riconoscere che poco abbiamo fatto per la nostra gente, cioè per formare le nostre comunità a ciò che il dialogo ecumenico e interreligioso ha raggiunto, sia nella scrittura di alcuni documenti, sia in alcuni eventi che hanno segnato il cammino ecumenico e interreligioso. Allora, compito dell'Ufficio per l'Ecumenismo e Dialogo, l'UNEDI, è quello di tenere le relazioni con i partner ecumenici e interreligiosi, ma far sì che nell'azione pastorale ciò che l'ecumenismo e il dialogo ci trasmettono possa innervarsi nelle realtà. Allora voglio farvi vedere una cosa. Eccola, questo è il sito dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo e spero che abbiate la possibilità di tanto in tanto nelle comunità di poterlo abitare questo sito. Vedete che è molto semplice, unedi.chiesacattolica.it, e il sito prevede delle sezioni attente alle dinamiche ecumeniche e quindi secondo la propria specie, prevede delle sezioni dedicate al dialogo ebraico-cristiano, delle sezioni dedicate al dialogo interreligioso, e per dialogo interreligioso vuol dire Islam, Buddismo, Induismo, Sikhismo, vari strumenti e vari video. Il sito propone anche possibilità di percorsi formativi che possono essere usati per la conoscenza, ma anche per la formazione. Percorsi formativi che hanno una metodologia che ha sempre questi quattro passaggi: conoscenza, attualità, dialogo, amicizia e azione pastorale. Si tratta semplicemente di ipertesti, sono dei web doc molto semplici che però permettono una conoscenza secondo la tematica. Quello che ho aperto adesso è quella sull'ortodossia, potete immaginare perché abbiamo fatto questo approfondimento, per poter conoscere in modo particolare le chiese in Ucraina, perché si parla, si dicono tante cose, ma si ha poca consapevolezza, e l'ipertesto permette attraverso dei link di entrare in conoscenza con altre dinamiche, quindi ci fanno vedere fotografie, ma ci possono anche far conoscere anche dei documenti. Se io clicco qui si apre un mondo, ok? Su questa cosa. Ma quello che mi preme, non voglio rubare troppo tempo, ma semplicemente ringraziare Suor Fernanda per il servizio che sta svolgendo e per l'animazione di formazione ecumenica interreligiosa che sta avviando e ha già avviato in mezzo a voi, ma da oggi mi accorgo come tante dinamiche sono già molto presenti in mezzo a voi. Vorrei farvi vedere una fotografia. Eccola qua. Questa è una fotografia molto importante.
Mission and Vision è una fotografia dove in alto ci sono tutti i vescovi delegati a livello regionale. Ogni conferenza episcopale regionale nomina un vescovo delegato per l'ecumenismo e il dialogo. Questo è stato un momento molto importante che abbiamo condiviso anche con i dicasteri dell'Unità e il Dicastero del Dialogo. Questo è Monsignor Indunil, segretario del Dicastero del Dialogo. Questo è Monsignor Farrell, segretario del Dicastero dell'Unità. E qui chi è presente? Sono presenti le equip regionali. Pensate che per ogni equip, per ogni regione ecclesiastica, in Italia sono 16, sono state costituite delle equip regionali presiedute dal vescovo delegato regionale, che è coadiuvato dall'incaricato regionale, che coordina i referenti di area. Per ogni regione c'è referente di area ecumenismo, quindi tutta la galassia riformata pentecostale, la galassia ortodossa, il referente regionale di area ebraismo, referente regionale di area islam, referente regionale di area tutte quelle che stanno sotto il Dharma, cioè il buddismo, l'induismo, il sikhismo, il taoismo. Questi hanno il compito a livello regionale di tenere le relazioni con i partner ecumenici e interreligiosi, ma di intervenire con i delegati diocesani. Perché? Perché i delegati diocesani possano agire a livello pastorale. Agire a livello pastorale vuol dire che il delegato diocesano non è più semplicemente quello che si occupa di preparare la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma è quello che aiuta la pastorale giovanile, la pastorale scolastica, la pastorale sanitaria, la pastorale carceraria, la pastorale migrantes, la pastorale caritas, cioè entrare dentro tutte queste dinamiche, perché effettivamente gli incontri preziosi di dialogo ecumenico interreligioso possono innervarsi e diventare costitutivi della vita della Chiesa. Sarebbe interessante su questo fare un incontro, Sor Fernanda, su quel bellissimo scritto di Papa Paolo VI, che è l'Ecclesiam Suam. Senza l'Ecclesiam Suam non ci sarebbe l'Unitatis Redintegratio, non ci sarebbe la Nostra Aetate e non ci sarebbero tutti quegli sviluppi che dal Concilio Vaticano II ad oggi sono stati compiuti dai pontefici del Concilio, del post e del post Concilio. E quindi ringrazio Sor Ferdinanda per questo, Fernanda, per questo servizio che lei svolge, perché è molto chiaro che il compito dell'Ufficio per l'Ecumenismo e Dialogo della CEI ha delle relazioni sì con i delegati, ma non ci sono solo i delegati. L'azione pastorale ha nella sua trasversalità determinate dinamiche che sono le realtà di impegno ecclesiale, sono i gruppi, associazioni, movimenti, istituti religiosi, voi, no, federazioni, circoli culturali. Ecco perché ho chiesto alle madri generali, ai padri generali, ai presidenti delle federazioni e dei circoli culturali di poter nominare una persona da loro incaricata affinché all'interno delle proprie realtà possano attivarsi delle dinamiche anche di formazione ecumenica interreligiosa. Quindi ringrazio Sor Fernanda che ha detto di sì per questo servizio. So che lei è già presa da tantissime cose, però c'è anche questo spazio e quindi la ringrazio veramente per questo. Se penso alla vita contemplativa e chiudo, se penso alla vita religiosa e chiudo, la penso in due dinamiche, ma voi mi correggerete. La dinamica contemplativa e la dinamica attiva. Cioè nella dinamica contemplativa vedo quanto la preghiera, lo studio, le proposte di riflessioni possono essere veramente un cuore di quel monastero nascosto che parlava appunto Sor Carolina, che è il cuore pulsante della dinamica ecumenica interreligiosa. Ma penso anche come gli spazi della vita contemplativa possono essere anche luoghi di ospitalità, perché alcuni dialoghi ecumenici possano essere realizzati proprio nei vostri luoghi. Sono molto contento perché il convegno annuale dell'Ufficio Nazionale dell'Ecumenismo e Dialogo quest'anno, per esempio, l'abbiamo fatto a Camaldoli e quindi i delegati diocesani andando a Camaldoli hanno potuto conoscere
una realtà straordinaria, attenta alle dinamiche ecumeniche interreligiose. Penso come i monasteri possono diventare il luogo, un grembo generativo di dialogo e di slancio. Penso però anche a tutta la vita religiosa attiva, perché nella vita religiosa attiva io leggo la Caritas, l'annuncio, la scuola, la cultura, l'azione pastorale, cioè la vostra testimonianza è una testimonianza veramente ricca che può dare all'ecumenismo e al dialogo spazi fondamentali, non perché qualcosa in più, ma perché è facente parte costitutivo della dinamica della dinamica della fede. Io andrei avanti ore e ore a parlare, però mi taccio e vi ringrazio per questo momento. Sul sito dell'UNEDI potete trovare anche dei video che possono essere interessanti, dei video che riguardano dinamiche ecumeniche ed esperienze anche interreligiose. Velocemente, queste sono esperienze pilota che vengono a realizzarsi nelle diocesi. Un convegno che abbiamo fatto con i tavoli di studio dell'UNEDI, addirittura la dimensione contemplativa della vita, qui potete trovare dei video che abbiamo fatto in una giornata di studio sulla meditazione nella tradizione buddista, nella tradizione induista e nella tradizione cristiana. Ci sono proprio tutti i video qui conservati e questi sono strumenti che possono anche servire per la vostra formazione. Spero di avere altri modi di potervi incontrare e di poter dialogare insieme con voi. Per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, l'ufficio ha promosso un video che dura 5 minuti. Se Suor Fernanda vuole, posso farlo vedere, altrimenti lo vedrete tranquillamente nelle vostre comunità nei tempi in cui trovate lo spazio. Penso, Don Giuliano, che è tempo di dare la parola all'uditorio. Benissimo. Vedo che dalle chat stanno, diciamo, esprimendo la grande soddisfazione per la relazione meravigliosa fatta con profondità e dolcezza e convinzione da Madre Carolina. E anche hanno apprezzato appunto la chiave di lettura che lei ha scelto di avvicinare proprio le dimensioni della vita monastica in questo momento complesso, particolare dell'inverno e saper cogliere la sfida che è la stessa che ci sta lanciando anche l'orizzonte ecumenico. Allora aprirei il dialogo per le presenti e se ci sono domande per Madre Carolina oppure anche, non so, richieste e anche a Don Giuliano che ci ha intanto fatto, ci ha presentato il grande lavoro che sta facendo la CEI su questa realtà dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. Posso? Sì, certo. Allora, prima di tutto veramente grazie a Suor Carolina che non soltanto ha sostituito rapidamente ma egregiamente la persona Don Vincenzo Gargano, Padre Vincenzo Gargano. Grazie veramente, una lettura che oso dire anche con una caratterizzazione femminile di quello che è il cammino della spiritualità ecumenica. Un'attenzione molto concreta a questo portare dentro, no? A questo generare dall'interno l'ecumenismo, e accettando di passare per l'inverno, certe che la primavera verrà e l'amato ci chiamerà per nome. Quindi questa è veramente un'esperienza molto bella. Poi mi ha anche entusiasmato e ho ricordato che avevo sentito parlare da molto giovane del monastero invisibile. Quindi questa cosa mi ha risvegliato, come dire, questa
questa conoscenza che avevo, ma veramente mi rimanda anche ad una nostalgia di comunione che possiamo generare così, è un piccolo passo. E, ecco, su questo ti ringrazio, Carolina, e ti dico che accetto di unirmi a questo percorso di Monastero Invisibile proprio per l'unità, per l'unità della Chiesa. Sì, non posso dire una parola su certo. Maria Fernanda? Quella che ha parlato è Suor Rosanna. Mi conoscono, Suor Fernanda, lascia stare. Fai rispondere a Suor Carolina. Sì, non tutte. Lei è nell'USMI nazionale responsabile per l'ambito della formazione, la coordinatrice. Sì, sì. Ok, grazie. Grazie. Io volevo dire una parola su questo del monastero nascosto, invisibile, che... C'è un gesto concreto molto semplice che proponeva Paul Couturier, che era leggere tutti i giovedì sera il capitolo 17 di San Giovanni, dove Gesù fa la sua preghiera sacerdotale e dove esprime questo desiderio che sta nel profondo del desiderio della Trinità, che è la comunione. Allora io penso, siamo qui tantissime, che siamo molte di più di 180, perché tante sono comunità. Si proponiamo questo, una cosa concreta, perché è molto importante fare piccoli gesti, no? Perché sennò l'ecumenismo resta una cosa intellettuale, non può essere, di leggere nella nostra preghiera della sera questo brano del Vangelo, con questo senso di comunione tra noi, tra il mondo intero, e anche di proponerlo ai nostri laici, alle persone che frequentano le nostre comunità. È già un primo gesto che la parola va calando nell'interiore del cuore e va creando una spiritualità di comunione. Bene. Sor Carolina, io avrei anche una domandina da fare, però in maniera molto più terra-terra. Mi riferisco alla tua esperienza personale, cioè conoscendo un po' il percorso che la tua comunità monastica è riuscita a compiere, mi viene una grande speranza, una grande fiducia che anche tanti altri monasteri, già ce ne sono, ma anche tanti altri possono ugualmente essere attratti da questo fuoco che tu anche riesci a comunicare. Allora ti chiedo, la tua sensibilità è così particolare che è riuscita a mettere un virgulto nuovo, un'esperienza monastica comunitaria nuova dentro il vecchio ceppo dell'ordine agostiniano, il tuo cammino, la tua strada, la tua sensibilità, che frutti ha portato nella comunità in cui vivi? E accanto ai frutti, quali difficoltà si sono presentate? Una domanda è importante. Qui sono le mie sorelle che potevano loro dire qualcosa anche, no, di questi frutti. Due cose concrete, no, perché sennò può essere un po' lungo. Come l'ecumenismo, come la risposta alla chiamata, è una cosa personale. Quando ognuno di noi fa questo passo di responsabilità e di risposta vera a questa chiamata dell'unità e si compromette a pregare, a creare vincoli, semplice, no? Forse conosciamo una persona che è ortodossa e tu ti avvicini a lui e le chiedi, no? Se una di noi fa questo passo, si legge un libro, si avvicina a un teologo, a una persona concreta nell'amicizia o nella preghiera, questo sì di lei, parlo come donne perché siamo la maggioranza, no? Questo cambia la comunità, perché il sì di uno è un movimento, arrastra gli altri, no? Io
Io cosa ha dato il frutto che è stato l'entusiasmo, no? L'entusiasmo per continuare. Prima questa convinzione, no? E dopo la difficoltà forse viene della stessa risposta, perché come è una cosa anche personale, io vedo che è così importante il risveglio personale, no? Ti possono dire nella comunità da tantissime volte questo è importante, questo è importante, questo è importante, ma soltanto quando tu, per le circostanze, per la chiamata dello spirito, perché ti svegli e ti rendi conto questo è importante, no? Essere strumento di comunione, essere aperta alle altre realtà cristiane, e soltanto quando questo succede, no? Si mette anche questa persona in cammino. La difficoltà è quello, che la libertà è una possibilità, ma è un limite. E quando uno ancora non si è aperto a questa chiamata, c'è tanti limiti, no? Per camminare verso l'ecumenismo. Dottor Fernanda, ci sono le Clarisse di Otranto e poi un altro numero con la mano alzata, non sappiamo chi sia. Prendete pure la parola, Madre Diana. Deve accendere il microfono. Ecco. Allora, grazie. Volevo ringraziare Madre Carolina per quanto ci ha donato. Alcune risonanze più che domanda. Intanto il richiamare l'essenziale della nostra vita. E qui è un... Condivido, è un cammino che ognuno di noi deve fare e rispondere costantemente al Signore che chiama. L'hai detto anche tu, Madre Carolina, no? Che è importante questa chiamata. Poi, se non c'è questa unificazione intorno a Cristo, non ci possiamo aprire all'interno della comunità. Quindi ci sono dei gradi congiunti, secondo me. Aprirsi in comunità significa già scoprire la bellezza della sinergia. E andrei ancora oltre. C'è l'urgenza di una sinergia dei diversi stati di vita, ma prima di arrivare a quello è necessario approfondire la sinergia tra i diversi stati di consacrazione. Quindi unificazione interiore, comunione in comunità, in fraternità, poi la sinergia dei diversi diversi modi di consacrazione, sinergia, apertura all'ecumenismo. Se non ci sono questi gradi congiunti, credo che non si possa arrivare, se no si resta su un piano teorico e non ci sono veramente concreti. Poi ultima cosa, grazie per il riferimento allo studio. Perché lo dico? Perché spesso noi confondiamo l'istruzione con lo studio, con la riflessione e con l'approfondimento. Quando ci sono quei quattro stati, ma prima di tutto il riferimento all'essenzialità, allora c'è questa apertura allo studio che apre nuove vie, perché c'è lo spirito che apre vie, in quanto mettiamo anche la parte nostra, l'uomo vivente, la gloria di Dio, e quindi è necessario che anche noi ci mettiamo tutta l'energia per aprire nuove strade, nuovi corsi, nuovi processi, come dice Papa Francesco, no? Perché questo ci aiuta poi al confronto, prima alla narrazione, stiamo facendo il cammino sinodale, narrazione, ascolto e poi la missione. Non ci può essere missione se noi saltiamo questi passi. Loro lo studio è importantissimo, ma deve diventare carne della nostra carne, perché possiamo comunicare il Signore. Grazie. Bene, c'è Suor Mimozza che vuole intervenire, lo può fare. Apri il microfono, Suor Mimozza. Sì. Buonasera. Guarda, la pronuncia Mimosa normale, ma essendo albanese, la Z è quindi uguale alla S. Comunque, io personalmente provengo da un'esperienza di incontri di ecumenismo fatto negli anni. Io sono docente di teologia in Albania, attualmente sono la provinciale delle suore salvatoriane qui in Italia,
Però mentre ascoltavo Sor Caroline mi veniva in mente veramente, perché sono stata per 10 anni che ho partecipato in vari incontri di teologia. Quindi ogni anno si facevano 2 o 3 incontri in Albania tra le scuole di teologia con gli ortodossi, la scuola teologica Islam e quella cattolica dell'Albania. La cosa bella che volevo veramente più che altro condividere, il primo passo, come lei anche ha detto, Sor Caroline, deve essere l'apertura. E la devi avere al cuore, perché incontrare l'altro che è diverso da te non è così semplice, però ciò che diventa poi semplice, anche dal punto di vista teologico adesso sto parlando, non semplicemente di persone umane, è uno che deve comprendere che noi non abbiamo la verità, noi siamo nella verità. Quando uno comincia con questo presupposto, quindi sentirsi parte della verità e non che tu possiedi, perché così purtroppo diventa una barriera questo, il fatto di possedere qualcosa, e per l'altro diventa difficile. Invece sentirsi nella verità, c'è spazio anche per l'altro che contiene la verità da parte sua. Per questo vedi che la diversità arricchisce, non diventa un modo per impedirti, per farti, cioè, essere lontano, ma è un passo che veramente ti fa sentirsi vicino. E io negli anni ho potuto sperimentare la bellezza, perché spesse volte abbiamo fatto confronti di diversi temi teologici tra noi su un argomento, ma vista in 3 punti di vista era veramente una ricchezza, per cui tante volte mi veniva da dire: mamma mia, ma abbiamo così tante cose in comune per poche cose che ci separano, come mai viviamo male? Anche se, come penso voi ben sapete, che il Papa Francesco ha dichiarato che l'Albania è il primo luogo per la convivenza della religione. Veramente c'è stato sempre, anche nei tempi più bui, quello del comunismo, però adesso la cosa bella è questo del vivere insieme anche nell'aspetto teologico. È un cammino che abbiamo fatto negli anni, ma che veramente ha avuto degli ottimi risultati anche tra le chiese, tra le persone normali, perché alla fine gli altri vanno dove, cioè, ci dirige il cuore e il capo, volevo dire, più che altro. Per cui dall'esperienza mia personale ho avuto veramente sempre una ricchezza e ho avuto la fortuna di poter seguire, di poter essere presente in questi incontri teologici. Non li ho visto mai come un modo per separarsi, ma anzi per arricchire. Grazie. Grazie, Sor Caroline. Grazie. La parola a Sor Caroline. Non so cosa dire, sta benissimo questi interventi. Li ringrazio tanto. Bene. Qualche altro intervento? Mi è sembrato di aver visto le suore di carità di Civitavecchia. No, forse si sono già... C'è Sor Angiolina che alzava la mano. Angiolina, allora. Allora, io vengo dall'esperienza della settimana di preghiera dell'unità dei cristiani nella mia città, qui a Verona. E Sor Caroline, ti ringrazio anch'io perché ha toccato veramente il cuore di noi, credo tutte. Ecco, aveva elencato tra gli elementi dell'inverno la superficialità e la mancanza di identità. Allora io dico, in questa esperienza ho sempre partecipato, ma quest'anno in particolare, passando dalla Chiesa degli Ortodossi Rumeni, che è nuova di icone a livello naturale e infinite, a quella dei protestanti, dei valdesi, con le pareti bianche e solo le porte, guardare solo le porte, però lì era stato invitato a fare l'omelia il luterano. E allora dice: venendo qua mi sono chiesto che cosa dico.
Infatti anch'io unità rischio sempre di identificarlo con la omologazione, no? Lui dice, quando sono venuto ho pensato all'orchestra. Allora, dice, ognuno fa un'armonia. A Cristo non possiamo andare tutti uguali. Ognuno fa un'armonia e fa bene la sua armonia quando è un tutt'uno, lui stesso, lo spartito e lo strumento. Cioè, proprio questa identità forte, no? Che diventa insieme alle altre armonie sinfonia. Non avremmo la sinfonia e dice Cristo, non lo possiamo, tutti abbiamo un modo di andare a Cristo, a Gesù. E ho pensato anche quest'anno, non hanno fatto la celebrazione degli ebrei, ho detto giusto, perché si chiama settimana dell'unità dei cristiani. E in questa settimana ci stiamo sentendo uniti in Cristo. Ecco, volevo insomma dire questa mia esperienza, no? Ha parlato di comunione più che di unità, perché... Confesso che anch'io da giovane, quando andavo a pregare per l'unità dei cristiani, un po' c'era dentro che diventassero tutti cattolici. Bene. Vuoi reagire, Sor Carolina, Madre Carolina, vuoi reagire? Se no diamo la parola a Cecilia Flueras, che è tra noi, dalla Romania, della Chiesa bizantina, della Chiesa greco-cattolica. È una suora della Maici Domnului, della Madre di Dio, anche lei docente di patrologia a Blaj, nel seminario maggiore di Blaj. Sor Cecilia, vuoi dirci un po' come ti senti in mezzo a questo gruppo? Grazie, Sor Fernanda. Vorrei ringraziare a Sor Carolina, è stata una presentazione bellissima, molto profonda. E questo collegamento tra l'ecumenismo e la vita consacrata mi sembra molto interessante. Non ho pensato proprio che si svolgerà così questo discorso, però è davvero da pensare. Mi provoca, infatti. Ho pensato anche dal primo punto, quando ci parlava dell'azione dello Spirito Santo, no? Del sigillo dello Spirito, unità e diversità, perché mi sembra molto importante, come ha detto anche Sor Angiolina, non si può confondere l'unità con l'uniformità. L'unità anche diversità, e questo è lo sigillo dello spirito che fa armonia. Lo spirito è armonia, diceva tante volte Papa Francesco, citando un padre della Chiesa, no? Lo spirito è armonia. E armonia, cosa significa armonia? Cose diverse che vanno benissimo insieme. E di nuovo, Sor Angiolina parlava di un'orchestra, di una sinfonia. No, questo è, mi sembra importante da tener conto. E questo voglio dire anche nelle nostre comunità è importante tener conto. Nella Chiesa e nelle nostre comunità. Anche noi abbiamo avuto a Cluj l'incontro per la preghiera. Per l'ecumenismo è venuto il vescovo ortodosso, hanno partecipato i luterani e le diverse confessioni. È stato un incontro molto bello. E questo lo facciamo ogni anno con il nostro vescovo. Io adesso sto a Cluj. Bene, grazie Cecilia. Grazie, grazie a Sor Carolina, a Sor Fernanda per questo impegno bellissimo e importante che veramente ci aiuta. Madre Carolina, ancora due parole da parte tua. Voglio dire che è vero, Sor Cecilia, che questa diversità nell'unità è anche fa collegamento con la nostra esperienza nella vita consacrata, dove ci siamo riunite ciascuna di noi ha diversi punti del mondo, così perlomeno nella mia comunità, che ci sono sorelle di diverse
luoghi d'Europa, con diverse culture, con diverse sensibilità, ma che abbiamo questa chiamata all'unità. Veramente c'è questo, si può fare questo parangone tra la sfida ecumenica, no? E la chiamata alla vita consacrata. Molto bella, ci sono tanti punti di contatto. Un'altra cosa che volevo dire, non l'ho detto, spero che un po' per continuare a approfondire in questo senso dell'inverno, no? In un senso positivo, anche ci fa fatica accettarlo, no? Che anche l'ecumenismo ha qualcosa di inutile. Allora, di solito non ci dà tante vocazioni, no? Lavorare nell'ecumenismo non è una cosa pratica così utile, no? Di fatto, però per questo forse è un grande segno dello spirito, no? Perché in questa inutilità, in questa gratuità è dove si mostra l'essenziale della vita, no? Che forse non è sta così legato a quello che è utile, no? E c'è tanto nella nostra vita consacrata di, non so dirlo in italiano, di despilfarro, no? Quando non so se qualcuno c'è qui, una spagnola che mi può aiutare, no? Quando tu dai di più di quello che si deve dare, come ha fatto Maria de Betania, che ha rotto no? Il perfume. Nella vita consacrata c'è qualcosa di più. C'è l'eccedenza. L'eccedenza. Ecco. Lo spreco. La sovrabbondanza, lo spreco, sì. Di Dio. Lo inutile, dare tutto e più di quello che è bisognoso, quello più dello necessario, no? Allora, l'ecumenismo è un po' così, questa vocazione, no? E la vita consacrata soprattutto, veramente, ha tanto di rapporto con questa attitudine verso di Dio, perché è vero, quando uno conosce Dio, niente è sovrabbondante davanti a Lui, no? Bene, grazie ancora Madre Carolina. Qualche voce dell'equipe, Suor Madre Cristiana, Suor Maria Chiara, qualcuna, non c'è Madre Beccaria, ma almeno qualcuna dell'equipe che, diciamo, sostiene questo programma, Madre Pierina, non so, qualcuna di voi se vuole intervenire. Ma io dico soltanto un grande grazie e ripeto quello che diceva Fernanda ieri o l'altro giorno, che anche nelle cose che capitano e che a volte ci scombinano i programmi, c'è sempre dentro una provvidenza di Dio, e oggi questa provvidenza di Dio si è rivelata. Il fatto che Padre Gargano non abbia potuto venire, è chiaro, è stato un dispiacere, però oggi si è rivelata una grazia, e quindi davvero grazie al Signore, grazie a Madre Carolina, e non aggiungo altro perché mi sembra di rovinare, ecco, di togliere la bellezza di quello che lei ha detto, e quindi grazie. Ecco. Posso un momento? Madre Cristiana, sì. Ecco, intanto un saluto veramente ecumenico di unità a tutte noi che vibriamo in questo senso. Mi sembra che abbiamo toccato alcuni punti che sono veramente essenziali e radicali. Quindi dovremmo tenerli presenti nella nostra vita, indubbiamente quotidiana, delle comunità, ma proprio per far fiorire queste radici, perché altrimenti rischiamo di diventare superficiali o semplicemente di accettare una realtà così com'è, mentre mi pare che a noi è richiesta una profonda trasformazione quando siamo a contatto con tutti gli altri aspetti della ricerca di Dio espressi in modo diverso dal nostro. Quindi mi pare che la nostra ricerca comune, anche se non siamo collegate l'un con l'altra costantemente, porta a questo sviluppo di una grande maturità e di apertura allo spirito soprattutto, perché poi ciascuna di noi nella propria comunità risponde con il proprio carisma, perché pensavo me stessa
e dicevo Caroline, tra me e me mentre parlavo, un carisma è un compito nella Chiesa, non è il mio, ma è pure lo stesso. E allora mi pare che su questo terreno davvero possiamo ritrovarci sorelle e molto attente a quelli che sono i passi da muovere. Grazie anche a Madre Cristiana Dobner. Ci sono anche monasteri che già hanno nel loro grembo questa, diciamo, novità ecumenica. Ci sono monasteri come quello di Penavilli, nel quale le giovani davvero stanno addirittura qualificandosi, studiando la dimensione ecumenica all'Istituto, per esempio, San Bernardino di Venezia. E queste sono cose apprezzabili perché, come diceva Sor Carolina, anche lo studio è una componente preziosa per il cammino ecumenico. Ci sono monasteri che sono avanzati in questa dimensione, in questa sensibilità. Bene, finito? Che ore sono? 5:10? Allora qualcuno deve... vedi. Alle 5, no? Dice che non è sotto, ha detto così. Bene. Sor Maria Chiara, la segretaria dell'organizzazione, qualcosa da dire? Buonasera, ringrazio prima di tutto, ho apprezzato moltissimo il contributo di Sor Carolina. No, una riflessione particolare forse è questa, che è essenziale, credo, all'apertura del cammino ecumenico, uno sguardo, uno spirito di fede, e sapere più che altro chi siamo veramente, da dove veniamo. Quindi penso alle parole di Gesù in croce, che ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma in profondità penso significano: perdona loro perché non sanno quello che sono, cioè che sono tutti figli di Dio, che soprattutto con l'incarnazione, ecco, ognuno di noi è il volto di Cristo, cioè la sostanza di ogni persona è Cristo. Quindi anche quando c'è diversità di opinioni, diversità di a livello proprio intellettuale, intendo, quindi si può comunque creare comunione. Questo cioè, mi ha fatto pensare a questo in particolare, Sor Carolina, quando ha detto la verità nella carità, perché a volte ci si squilibra un po', il pendolo cade, si pensa che non avendo gli stessi punti di vista, gli stessi pareri, si faccia guerra, si rompa la concordia, si rompa l'armonia, oppure il contrario, si pensa che difendendo la verità, insomma, quindi ho pensato, il ricordo, ecco, nello spirito di fede di chi siamo realmente, da dove veniamo e chi siamo. Bene. Ringrazio tutte, non vorrei togliere la parola a nessuna. Se qualcuna ancora desidera dire il suo pensiero, la sua reazione, c'è la possibilità di farlo. E se no, in ogni caso, siccome era prevista la conclusione alle 17, le 17:05 sono, siamo in perfetto orario e chiudiamo questo incontro ringraziando ancora sia Don Giuliano, che è stato con noi tutto il tempo, ritornerà in qualche altra occasione, sia a Madre Carolina, davvero un grazie grande di cuore per questa riflessione così profonda, così dolce, così, diciamo, sentita, perché lei vive un'esperienza in prima persona con la sua comunità. Quindi grazie di cuore, Madre Carolina, davvero sei stata grande e sei stata fraterna. Siamo contente di averti conosciuto e che sei oggi a Roma, in mezzo a noi, ecco, in mezzo a tutte noi. Grazie infinite a te, alla comunità. Saluti a tutte, e questo è stato un momento di grazia. Che Dio ci benedica e ci aiuti a camminare sempre più sulle strade dell'unità. Saluti a tutte. Ringrazio anche Suor Carla da Genova.
che si è collegata, tardi. Grazie. Al prossimo incontro allora. Il prossimo incontro sarà il 23 febbraio. Bene, grazie. Un padre carmelitano, se starà bene, perché a questo punto il Signore vorrà. Ecco, comunque nel programma è previsto un padre carmelitano, padre Aldino Cazzago, del monastero, non so se sia nel convento di Verona o di Treviso, comunque è un ecumenista di qualità, lo sentiremo. Carmelitano scalzo. Saluti a tutte. Saluti. Grazie. Salutiamo e ringraziamo. Grazie davvero. Fernanda, ciao, alla prossima allora. Ciao. A febbraio. Per Carolina, ciao. Grazie. Grazie. Saluti alle sorelle della grazie sorelle. Grazie. Straordinario. Una meraviglia, un'esplosione di gioia. Ciao da Genova. Ciao Maria Fernanda, ciao. Ciao. Ci sentiamo. Ciao Fernanda. È anche bello vedere tutte queste persone di tutto il mondo. Ciao. Saluti. Ciao. Saluti. Ogni benedizione. Civitavecchia. Davvero, bellissimo. Bello, grazie a Dio. Molto interessante, molto... Porcata Castellino, figlia di Maria Ausiliatrice, saluti. Ciao. Ciao Carla. Per Carla, figlia di San Vincenzo, ti dico due cose. Mi sono collegata tardissimo perché avevamo un impegno in comunità, la suora che compiva 101 anni, abbiamo dovuto fare un po' di festa. Bello. E volevo soltanto dire, beh, adesso siamo rimaste solo noi, che questo bel pezzo che ho sentito, ma anche altre volte, mi aiuta molto nell'accostare le diverse religioni nei centri di ascolto dove sono soprattutto impegnata, e mi dà un'altra visione dell'accostamento di queste persone che oltre il bisogno economico però esprimono anche un altro così diverso da noi ma molto arricchente, quindi questi incontri mi arricchiscono anche nell'ascolto, perché appunto no, che non si riduce solo a vedere il bisogno materiale. Grazie. Bellissimo. Saluti anche a Marta Anaia. Ma Marta, sì. Saluti. Ciao Marta, ciao. Così le Clarisse di Urbania, ma tutte, non voglio... Tante eravamo, tante. Grazie. Beh. Il doppio si sono iscritte, tante davvero. Grazie. Dio che ci parla così di comunione e di unità, e ci piace anche la proposta della lettura di Giovanni 17 al giovedì sera. Ecco, bene. Saluti a tutte. Bene. Ciao carissima, ciao. Dove stai tu di casa?